Amiche e amici, oggi sono in garage e volevo farvi vedere come funziona questo. Dall'altra parte, questo è un kit vetroresina che utilizzerò per riparare un danno che ho sul guscio della macchina, che è in plastica, però si è crepato, e quindi andrò a utilizzare questo kit che contiene un po' di cose, tra cui 500 ml di resina poliestere, un pennello per la stesura, un quarto di metro quadro di lana di vetro, un bicchierino e 20 ml di catalizzatore. Ve li faccio vedere. Facciamo un unboxing. Hop. Praticamente la resina è questa qua. Un bottiglione da mezzo litro. Pennellino stupido, questo qui, perché poi praticamente si può pulire effettivamente con il diluente nitro, però mettetevi in testa che dovrete buttare poi tutto perché non è che si riesce a pulire più di tanto. Il bicchierino, il catalizzatore, che è quello che consente alla resina di indurirsi e quindi di diventare veramente una collante resinoso, se no altrimenti rimane liquido, e il nostro tessuto di lana di vetro, lana? Il nostro tessuto vetroso, che è questo materiale semiplastico che andrà a servire per tappare la nostra crepa. E basta, finito. Quindi che cosa succede? Il catalizzatore, questo, è sufficiente per andare a resinorizzare 500 ml di prodotto, quindi 20 ml di questo per 500 di questo. Se lo metti insieme ne fai mezzo litro, però mezzo litro è veramente tantissimo, quindi ne userò veramente poco, ma neanche un quarto di questo, perché veramente è tanto. E ne andiamo a mescolare, mescoliamo bene il tutto. Adesso vi faccio vedere il danno da riparare. Ecco qua il guscio sopra la mia macchina, come potete vedere qui si è crepato, ho fatto questa crepa qua e io la voglio andare a riparare con il vetroresina. Quindi la prima cosa è grattugiarlo un attimo con un po' di carta vetro per pulire un po' e poi andiamo ad applicarci il tessuto di vetroresina e la resina. Qua all'interno, se riusciamo ad aprirlo, questi fogli, questo tessuto quasi, sono fatti così. Bisognerà aprirli e tagliare il tessuto necessario a riparare la nostra crepa prima di posizionarlo. Quindi prendiamo un paio di forbici e tagliamone un pezzetto sufficiente. Teniamo da parte le forbici per poi tagliare l'eccesso di questo pezzettino che ho tagliato e andiamo a mescolare le nostre sostanze chimiche. Andiamo a mettere la nostra resina, come vedete è di un bellissimo colore blu. Ne ho già messa, penso, troppa. Questa sostanza è da mescolare con il 2-3% di catalizzatore. Occhio a non toccarvi gli occhi o simili con queste sostanze perché sono infiammabili oltre che essere irritanti, quindi attenzione. Quanto sarà il 2% di questa roba? Secondo me questo è già ben di più. Quindi andiamo a chiudere il nostro catalizzatore e mescoliamo la nostra sostanza. Quindi per prima cosa andiamo a mettere la resina, che peraltro puzza da morire, nella parte da trattare in modo da dargli un primo stratino. Poi prendiamo il nostro pannellino di resina, di vetro, qua, di questa roba qua, la mettiamo premendola sopra a dove dobbiamo inserirlo. Mi raccomando, sporcatevi bene le mani come sto facendo io, e quindi tenete a portata questo perché la sostanza è appiccicosa. Riprendiamo il nostro composto e lo andiamo a picchiettare sul tessuto, questo per far penetrare bene nelle fibre la sostanza. Come vedete, mentre
si fa questa operazione, la parte vetrosa o resinosa che sia viene unita e diventano una cosa sola. In una ventina di minuti dovrebbe essere tutto bello fatto. Inizia a diventare veramente appiccicosa anche sulle mani, quello che mi è andato sulle mani, quindi vuol dire che si sta già asciugando e io continuo a picchiettare. Il risultato più o meno è questo, è abbastanza brutto adesso, però si sta ancora asciugando, sta ancora facendo reazione. Adesso non potete capire, questo barattolino è caldissimo, brucia perché sta facendo reazione. Questo ormai, come vedete, è praticamente incollato il pennellino, completamente incollato. E niente, ha fatto reazione, quindi è caldissimo sto vasetto, sta bruciando. Questo, insomma, è grosso modo il risultato. È la prima volta che uso il vetroresina, quindi magari non è un granché. Poi si può ovviamente scartavetrare per farlo diventare più liscio. Intanto, grazie a tutti di essere stati con noi anche per questa volta. Vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella se non volete perdervi nessun altro video dei nostri. E potete insultarmi benissimo per questo lavoro fatto male sulla macchina, però era necessario e spero che sarà efficiente. Ciao!